Bentornati in studio, bentrovato Stefano. Oggi bel sorriso. Davvero? Sì. Grazie, basta con i complimenti. Bentrovato. No, tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Oggi è una puntata speciale, vero Stefano? Sì, beh, tra qualche minuto già è arrivata a Saxa Rubra il ministro dell'istruzione, della ricerca e dell'università Maria Stella Gelmini e a lei faremo tante domande perché domani inizierà la maturità, ma insomma la scuola abbiamo visto che in questi giorni e in generale è estremamente importante, quindi da lei sapremo tante cose. Bene, bene. Senti, io sono affascinato invece da queste ultime ricerche. Da Miriam. Prima di venire qui con i caffè, brindiamo persino con il caffè. Ma insomma, io sono affascinato dal fatto che le piante sempre di più diventano uno strumento, un modello per disinquinare ovviamente nelle nostre case, ma anche addirittura le possibilità delle discariche, delle acque inquinate. Insomma, le piante stanno diventando lo strumento, d'altra parte la natura questo ci racconta da sempre, lo strumento per poter bonificare l'ambiente. Quando parli di piante con me sfondi una porta aperta, io le amo. Ah, sentiamo un po' Miriam che ci dice. Ma Miriam non ve ne parlerà da sola delle piante, abbiamo il nostro fitoterapeuta ed esperto di piante medicinali, Ciro Vestita, ben trovato. E anche il professor Luca Sebastiani. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Lei è il docente alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Esatto. Parliamo quindi di piante che ossigenano e disinquinano. Certo. È una meraviglia. Certo. Quindi con le piante veramente, Ciro, possiamo pulire l'aria? Si può fare tanto. Innanzitutto partiamo da una cosa importante. La vera tragedia al giorno d'oggi sono le polveri sottili. Queste polveri sottili entrano nei polmoni, sono create dalle macchine, dall'inquinamento, eccetera, e danno disastri. Possono creare tumori al polmone, possono creare attacchi asmatici nei bambini. Sono particole estremamente sottili. Guarda caso, la natura ci difende. Proprio al Sant'Anna hanno fatto degli studi sulle foglie d'olivo. Ma direi in tutte le piante ci sono su queste foglie dei gancetti, dei tricomi che sono microscopici che riescono ad agganciare queste polveri sottili e quindi cosa vuol dire? Che chi in casa ha delle grandi quantità di piante, di ficus, di cose eccetera, in giardino delle grandi quantità di salici, pioppi eccetera, cioè più verde c'è in poche parole. Quindi anche più... in appartamento. Esatto, tieni conto poi che queste piante producono ossigeno, una pianta di girasole, mi diceva un botanico di Pisa, riesce a produrre ossigeno in una notte per tutto un condominio, quindi le piante rispettiamole, cioè cerchiamo di averne tantissime in casa e se ci sono delle piante in giardino non le potiamo, adesso c'è la moda delle potature, no? Sì. Tu vedi queste bellissime piante che le fanno elefanti, a gatto, cioè sono scene, sono vergognose, le piante vanno lasciate stare, vanno lasciate in pace perché appunto riescono a proteggerci dall'inquinamento e come dirà il professore anche riescono a disinquinare praticamente i terreni. Ma dentro l'ultima casa anche cosa... per il fumo delle certo, sigarette? Certo, per il fumo delle sigarette, una cosa sola, il giacinto d'acqua che è stato studiato proprio a Pisa è stata usata questa pianta per disinquinare dei laghi americani. Quindi sono stati, il giacinto d'acqua si espande in una maniera pazzesca nell'arco di un anno, è stato usato per disinquinare questi laghi, è stato tirato fuori, bruciato, il lago era pulito. Però di questo forse il professore dirà più di me. Io ho un'ultima domanda per te Ciro, io so però che dormire in casa, se vuole rispondere anche lei professore, con delle piante non è proprio salutare, io preferisco vero? Dormire con le belle donne però. Eccolo, stamattina sono ancora 6:46, Allora, è vero questa storia, è una leggenda, che dormire con le piante in casa non fa proprio bene, storia dell'anidride carbonica, mi ricordo che l'ho studiata a scuola. Non l'ho mai sentito. Tu non l'hai mai sentito? No, io credo che... cioè, vuol dire, io credo comunque le piante in casa facciano tanto bene, soprattutto dove ricordiamo che chi fuma crea disastri, perché dice uno apre le finestre e poi sta bene, non è vero, le particole del fumo di catrame vanno anche sulle tende, sulle pareti, sugli intonaci, quindi stiamo attenti perché il fumo fa male soprattutto ai bambini. Una mamma che fumi in casa veramente è una mamma disastrata, perché? Perché ha voglia di aprire finestre, praticamente inquinerà sempre l'ambiente dove vive e quindi cerchiamo di... Professore, abbiamo parlato di piante d'appartamento, dormire o non dormire con le piante. Adesso però occupiamoci di spazi più ampi, quindi è vero che esistono delle degli alberi che possono addirittura disinquinare i terreni? Allora, queste cose si conoscono da diversi anni, si studiano anche da diversi anni. In particolare sono piante arboree, anche tipo i pioppi, i salici vengono utilizzate perché hanno la capacità di assorbire dei metalli pesanti, che sono dei composti tossici, o anche dei composti di natura organica. Quindi le piante hanno questa possibilità di sottrarre dal terreno questi composti e degradarli e quindi renderli meno pericolosi. E può essere utile anche nelle discariche questo Le discariche procedimento. Dipende molto dal tipo di discarica e dall'inquinante, però se la pianta riesce a sopravvivere nella discarica può decontaminare il composto e anche un altro aspetto importante che è quello estetico, perché è una discarica dove... Infatti noi dovremmo avere delle foto proprio sono presenti che le piante descrivono quello di cui stiamo parlando.
Ma questa azione disinquinante, noi continuiamo nel frattempo, certo. È utile anche per le acque? Per le acque ci sono diverse applicazioni, mi piace citare una che viene fatta in Svezia, ad esempio è molto facile trovare in prossimità degli impianti di trattamento delle acque urbane degli impianti di salice o di pioppo. Quindi cosa fanno questi impianti? Distribuiscono le acque reflue parzialmente depurate o anche i fanghi direttamente su queste piantagioni. In questo modo risparmiano i costi chiaramente di trattamento delle acque e riescono anche a produrre piante che poi bruciano per la produzione di energia elettrica e per la produzione di calore. Quindi terreni, acque, discariche, certo. Ma vengono utilizzate anche dalla protezione civile e dagli enti che combattono l'inquinamento? Allora, se c'è chiaramente un inquinamento importante, la prima cosa che fanno le persone è mettere in sicurezza, diciamo, le popolazioni, quindi queste tecniche non servono per le emergenze, servono per rendere, diciamo, più sicuri in tempi lunghi ambienti con inquinamento basso e molto diffuso, dove le tecniche tradizionali costano troppo e quindi non si impiegano normalmente. Ci devi dire una cosa molto bella, per far capire quanto le piante siano dei bioaccumulatori, innanzitutto l'importanza delle alghe. Quando avete delle posidonie sulle spiagge rispettatele, perché dove c'è mare inquinato la posidonia capta metalli pesanti, primo. E poi per capire l'importanza di quanti disastri facciamo, tu se vai in giro per Roma vedi un'ortica meravigliosa, ci sono delle piante di ortica di malva lungo la Nomentana che fanno paura da quanto sono grandi e belle, semplicemente perché loro assorbono un componente azotato e quindi si sviluppano. Quindi stiamo attenti a rispettare le piante, non abbattiamole, togliamole, e sulle spiagge non trattiamo mai male le posidonie, non strappiamole, perché sono, oltre a una barriera contro le mareggiate eccetera, le posidonie sono dei grandissimi accumulatori, tant'è che quando tu le vedi accumulate sulle spiagge non si possono portare via né bruciare, perché restituirebbero metalli pesanti. Quindi rispettate l'ambiente, non trattate male le alghe, perché fanno veramente non male. Trattate male le alghe, le piante, ma soprattutto, ringraziando i miei ospiti, dopo vi chiedo di che segno siete, perché è il momento dell'oroscopo di Branco.